Riecheggiano ancora nelle coste africane ed italiane le urla, i colpi di spada, l'impatto dei massi lanciati dagli onagri sulle mura nemiche e i tamburi rullanti di guerra. Le vittoriose guerre sante, guidate dal re Pietro, hanno lasciato la popolazione nel caos più totale. Il re avrà l'arduo compito di ristabilire ordine e pace nelle neoterre sarde. Ciao ragazzi e bentornati qui da Pleiale. Dunque, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con tante terre conquistate. Qui possiamo vedere il Ducato di Genova, che avevamo poi consegnato al nostro Spy Master, il giudice Arsenios di Luni, sposato con nostra sorella, tra l'altro, e vediamo che hanno già un figlio, Corradu, 10 anni, e una figlia, Assunta, di 2. Poi, nelle terre del Ducato di Zab, avevamo consegnato queste due contee al nostro maresciallo Isvene e al nostro, chiamiamolo, contento cortigiano Gavini, Blizima, oltre che la conquista di Algeri, che Algeri è tuttora sotto le nostre mani. Quindi io direi di iniziare l'episodio con l'assegnare questa contea. E ragazzi, Humble, scrivere Humble senza problemi è fantastico. Ok, ok, abbiamo solo nostro figlio? No. Quindi andremo a mettere, sì, cosa ho scritto? Trusting è un bel tratto, perché come potete vedere qui avrà l'opinione del Liege, quindi il suo capo, un bel più 15, e l'opinione dei suoi vassalli sarà più 15, diplomazia più 2, intrigo meno 2, quindi un bel tratto. Ok, consegniamo Algeri a Gunnare, che è un cortigiano del giudice Arzoku. E non ce lo fa fare. Ah, ok. Ok, non avevo schiacciato la contea di Algeri. Perfetto, perfetto. E la faccenda Algeri è risolta. Un'altra cosa che mi ero accorto che non avevo fatto, appunto, era creare il Ducato di Zab, che andremo a crearlo adesso spendendo 250 ducati e andando a guadagnare 300 di prestigio. Andremo a darlo al nostro maresciallo, Grand Title, ok, Ducato di Zab. Ok, quindi automaticamente, penso, presumo, sì, ok, quindi il giudice Gavini adesso è vassallo del duca Isvene di Zab. Ok, e visto che ci siamo, vediamo un po' se possiamo, perfetto, possiamo creare il titolo di Duca di Genova, che consegneremo ovviamente al nostro Spymaster, Ducato di Genova, via. Ok, e anche questo è stato risolto. Dunque, guardiamo un po', intanto togliamo la pausa, vediamo un po' cosa stavano facendo i nostri consiglieri. Ok, 45 anni, Hodna, mi sembra un attimino tantino, andiamo direttamente a Luni, 14 anni e sarà convertita alla religione ortodossa, perfetto. Costantine, stiamo cercando di migliorare il controllo, ci vorranno 5 anni e... sempre a Costantine, in 20 mesi avremo, tra l'altro, finalmente la popolazione sarda, di cultura sarda e non più magrebina. Ok. Dato che abbiamo 2000 punti di reputazione familiare o dinastica, a questo punto io direi di... dunque, nell'ultimo episodio stavo pensando la House of Warriors, la Casa dei Guerrieri, che dà a tutti i nostri membri della famiglia, o meglio della dinastia, un bel più 2 al prowess, quindi un più 2 all'abilità
di combattimento personale e un bel più 15% all'efficacia di tutti i nostri cavalieri. Ottimo, ottimo, però io in questo momento preferirei andare sul tratto che, o meglio, sul ramo del blood, del sangue, che andrà praticamente a rinforzare i tratti congenitali, come possiamo vedere qui, del più 30%. Una volta che raggiungeremo nuovamente i 1000, penso che andremo per la House of Warriors e poi insomma vedremo un po' il da farsi, ecco. Ah, che bello che essere ritornati in Sardegna, ragazzi. Che bella che è la mia Sardegna. Ok, vediamo un po' nelle issues cosa possiamo fare. Vediamo un po'. Ok, abbiamo dei prigionieri che potremmo liberare. 10 ducati va bene. E poi c'è anche l'emiro Abdul Aziz, 34 anziché 100. Tu guadagni 1.7 al mese. Oddio. Aspettiamo per questo. Ok, poi sì, ovviamente abbiamo controllo basso ad Annaba. Servant of Honesty. Ok. Ero scioccato quando ho beccato il principe samaritano cercando di rubare ancora. Ammazza, oh. Stava cercando ancora di rubare dei soldi da un altro dei nostri cortigiani. Ok, potremmo renderlo onesto, il che tra l'altro è una virtù per la religione ortodossa. Buono. Diplomazia più 2, intrigo meno 4. E ci sta, e vi spiego subito perché. Rendiamolo onesto. Quindi adesso che avrà un 2 di intrigo, avrà ovviamente meno chance di appunto creare uno schema di intrigo contro suo fratello Pietro. Perché sì, ragazzi, essendo il fratello e secondo diretto pausa intanto, secondo diretto erede al regno, ovviamente c'è sempre il pericolo che possa decidere di creare un assassinio, o comunque di assassinare il regnante, quale in questo caso suo fratello. Ok, vediamo un attimino nelle decisioni se c'è qualcosa che possiamo fare. Potremmo anche andare in fare un pellegrinaggio alla modica cifra di 95 ducati. Sapete che c'è? Lo faccio e andremo, vediamo un po'. Wow, bello caro. Andiamo al Vaticano, che costa meno. 95 ducati, appunto. Più che altro lo faccio perché 1.7 di pietà non è poi tantissimo, e quindi se possiamo andare a guadagnare un pochino di più alla fine del mese, non è male, ecco, non sarebbe male. Ok, qui dunque, ok, beh, in questo caso non è male questo evento. Praticamente cosa fa? Nelle tasse dove la religione è differente avremo un più 10%, l'opinione di religioni differenti sarà del più 10, e opinion of different faith più 10 e different faith opinion più 10. Ok, forse questo appartiene a noi, che noi avremo un più 10 con religioni differenti, e le religioni differenti a loro volta avranno un più 10 con... insomma, andiamo con questa scelta qui. Ok, adesso vediamo un attimino. Io vedo qui il duca di Maiorca, solo soletto, però molto probabilmente, esatto, non possiamo fare nessuna guerra contro di loro. Va bene, non c'è problema. Qui vediamo sempre la Lotaringia. Aglabid, siamo in una tregua con gli Aglabidi sino al 973. E pellegrinaggio, tutte le strade portano a Roma. Andremo a guadagnare 250 di pietà, buono. In più, più 10 all'opinione di tutti i nostri preti, diciamo. Andiamo a migliorare la nostra pietà e siamo adesso devoti servi.
E qui, ok, qui questo chi è? Nostro figlio. Nostro figlio e primo erede Pietro. Potremmo renderlo Callus. Che praticamente Callus, diciamo che quasi, appunto come possiamo leggere qui, cold-blooded, diciamo un sangue freddo, ecco, o addirittura heartless, senza cuore. A me la verità piace molto come tratto perché dà intrigo più 2 in primis, dread gain più 25. Raga, il tratto dread può essere molto importante perché appunto in questo caso noi siamo a 0, quindi cosa significa? Che nessuno, e quando dico nessuno intendo proprio nessuno, nessuno ha paura di noi. Quindi diciamo che avranno meno remore nel, anche per dire, fare un assassino contro di noi, ecco. Poi andiamo sempre a vedere Callus, quindi tra l'altro Tyranny Gain meno 20%, Dread Decay meno 25% ovviamente, però l'attrazione avremo un meno 5 di punteggio proprio perché siamo un senza cuore e i membri della nostra famiglia a loro volta avranno un meno 5, altrimenti potremmo renderlo arrogante, tratto che a me non piace, la verità, e compassionevole, che in questo caso è una virtù per i ortodossi, ma a parere mio è un tratto orribile, perché cosa fa? Ok, ti dà un più 2 di diplomazia, ok, ti dà un più 1 di pietà, ok, che ti dà opinione più 10 con gli ortodossi, ma allo stesso tempo hai un meno 2 di intrigo. Meno 15 di Natural Dread e più 100% di Dread Decay, che praticamente significa quanto scende in fretta il tuo Dread, perché il tratto Dread, o meglio, sì, chiamiamolo il tratto Dread, non, una volta che raggiunge 10, per dire, non rimane 10, tende a scendere col tempo. Quindi non mi piace come tratto. Io in questo caso lo renderei Callus. Anche se, vediamo un po', diplomazia abbiamo 9, quindi andremo a 7, intrigo più 2, quindi andremo a 11, attrazione meno 5, close family opinion meno 5. Però, per il fatto che ci stiamo espandendo e che tanta gente inizierà a non apprezzarci, io andrei di Callus. Scusate ragazzi se ho fatto tutta sta menata su questo tratto, però ho pensato fosse giusto spiegare perché voglio andare di Callus. Ok, il pellegrinaggio è finito. Non ci ha dato il tratto del pellegrino. Questa è una cosa che devo capire. Se voi lo sapete ragazzi, magari potete anche scrivermi perché ho notato che a volte ti dà il tratto pellegrino e altre volte semplicemente non te lo dà. Sinceramente non so perché alle volte lo dà e altre volte no. Intanto vediamo che il Duca di Pisa. Ah, ok, il Duca di Pisa è Pallodino. Ok, quindi abbiamo una tregua con il sultano Yared di Aghlabidi, l'emiro Maimn Yahin dei Qasid e basta, penso. Diplomazia. Sì, noi volendo potremmo fare un'altra guerra con il Ducato di Pisa. Eh sì, ragazzi, un attimino, pausa. Pausa. Perché in quel caso lì, ragazzi, io un'altra guerra la farei molto volentieri. Quindi Pisa, scusate, Toscana, andremo a prendere Orbetello e Lucca. Un po' pochino. Con Emilia andremo a prendere solo Modena. Il Piemonte andremo a prendere Torino, Monferrato e Cuneo. Lombardia, solo Parma e Pisa, solo Pisa. Io allora in questo caso direi Piemonte. Confermiamo. 3:31, ragazzi, qua. No, io lo faccio. Dichiariamo guerra. Metteremo la nostra banderina a Monaco. Ok, qui hanno 3.227 uomini. Ah no, quello è il Duca di Toscana. Ok, ok, perfetto.
Bene. Chiamiamo l'esercito e quanto prima andremo a Cuneo. Cercheremo di conquistare quanto prima il Ducato di Piemonte, quindi Cuneo, Monferrato, Torino, e nel caso in cui ci fosse la necessità, poi ci muoveremo a Parma, Modena, vedremo un po', ecco. Un'altra guerra, ragazzi, è un Pietro belligerante ultimamente. Tra l'altro, scusate, non abbiamo il core physician. Ok, io ricordo che, esatto, Leone è un bel 15. E potremmo, perché no, renderlo il nostro core physician. Ok. Dunque, dicevo, mi piace che ci stiamo espandendo velocemente. Intanto noto che il nostro duca è in guerra con il re Jocelyn. O Jocelyn di Aquitania. E questa guerra è Lunan Claim on the County of Nice. Ok, dunque il nostro duca ha dichiarato guerra al re di Aquitania per la contea di Nizza. Però purtroppo sta perdendo. Ma anche perché 314 uomini contro la bellezza di 3007, voglio dire, un attimino, anche tu, amico mio, che pensavi? Tra l'altro non possiamo neanche offrirgli aiuto in guerra, purtroppo. Altrimenti, perché no? Avremmo anche potuto dargli una mano in modo tale che crescesse e diventasse più forte. Intanto, Cuneo. Mancano solo 25 giorni alla caduta di Cuneo. E andiamo a guardare qui in in Africa. Pietro, sembra che si sia divertito nell'ultima festa. Immensamente, addirittura. Ok, fra tutte le cose non riusciva proprio a smettere di parlare di vestiti eleganti e dorati, insomma, che ha visto alla festa. Ok, quindi potrebbe diventare greedy, potrebbe diventare gregarious, che io adoro, oppure lustful. No, andremo di gregario, perché è un bel più 2 alla diplomazia, attrazione più 5, e qui, ragazzi, questo è culo, perché diplomazia meno 2. Con gregarius andremo a fare più 2, quindi andremo nuovamente in pari. Attrazione più 5, attrazione meno 5, e personal skin power più 15%, opinione di gregario. Ok, personal skin power praticamente non è nient'altro che quando, esatto, eccolo qui, quando si fa uno sway con altre persone per migliorare la loro opinione nei nostri confronti. Cuneo è caduta, perciò vedremo di muoverci quanto prima a Monferrato, quindi andremo qui alla baronia di Asti. 25 monetine dall'assedio di Cuneo, buono. Tra l'altro, ragazzi, adesso che abbiamo aumentato il numero dei nostri uomini, purtroppo sto notando, andiamo a perdere uno 0,4 al mese, che, oddio, non è niente di preoccupante, ovviamente. Però, e qui, Giusto ha finalmente convertito la popolazione a Costantine. Perciò, quanto prima, lo manderei a Hodna, che ci vorranno 5 anni per evitare che il nostro duca Istvene diventi un... che cosa? Diventi un Baranis. Ok. Parole di consigli, diciamo. Potremmo investire in una... un workshop, un negozio, una gioielleria, insomma, e avere un bel più 5% di prestigio e più 10% alle tasse in questo a Cagliari per 30 anni, oppure 40 monete, 75% di possibilità che Giusto diventi nostro amico, e che il tempo di costruzione e i costi e le holding taxes aumentino. Questo sempre a Cagliari per 30 anni, o 25% di perdere semplicemente i soldi, oppure guadagnare 20. Io in questo caso
Andrei con... La voglio giocare sicura. Quindi, oppure no, ragazzi, un attimino. Lo so che non si dovrebbe fare perché non è realistico. No, ma più due, no, 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 no. Niente. Ok, andremo di... Semplicemente pagheremo 40 monete d'oro. Così che a Cagliari, appunto, avremo questo bonus. Dov'è? Eccolo qui. Del più 5% di prestigio e più 10% alle tasse. Perfetto. Tanto andiamo a Asti e in 53 giorni cadrà. Bene, tanto la guerra tra l'altro di Toscana e Pisa è ancora in corso. Possiamo vedere qui 86%. Questa è una guerra, vediamo un po', per la contea di Orbetello, che quindi semplicemente la Toscana sta cercando di riprendersi le loro terre di diritto, ecco, perché Orbetello fa parte del Ducato di Toscana qui. E noi invece stiamo cercando di papparci il Ducato di Piemonte. Altro assedio concluso, dove abbiamo fatto 21 ducati, non male, non male. Qui ci sarà una guerra tra 3.738 uomini e mi pare giusto un soldato, che infatti è anche morto. Certo, ha provato a fare Rambo, ma purtroppo, ahimè, penso che abbia realizzato che Rambo appunto è proprio, viene da una fiction, da un film, quindi è tutta finzione. Gli è andata male. Ok, Annaba che Annaba ovviamente perderemo, quindi dato che... No, vabbè, poco importa. Intanto una fazione creata, un attimino, scusate ragazzi. Ancora, nostro fratello ancora che prova a fare questa fazione di mettere nostra sorella, che tra l'altro nostra sorella è in prigione, imprigionata dal re di Aquitania, per metterla al potere praticamente. Ok, Torino è caduta. Quindi ci sposteremo direttamente a... Intanto fermi... prendiamo questo esercito. O almeno proviamoci. Ok. Dovremmo riuscire a raggiungerli. Sì, perfetto. E qui sarà un massacro per gli uomini del Duca Palladino. E... Dato che i supplies stanno diminuendo, ne abbiamo 40 su 300, staremo, o meglio, marceremo lungo le nostre terre fino a Parma, in modo tale che, esatto, ecco qui, stiamo andando a recuperare un pochino di scorte. E qui invece potremo guadagnare 60 ducati, oppure 230, guadagnare 20 di dread. Ma a Tortolì perdere 50 punti sul controllo, no grazie, altrimenti semplicemente alla contea di Tortolì un bel più 10% di crescita dello sviluppo e più 10 all'opinione popolare. Io andrei di 60 ducati, la verità. 60 ducati che intanto nostro fratello ha creato un ramo cadetto della famiglia. E i, come ti chiami? Campidanu Simagis o Simagis. Ok, tanto l'assedio di Parma è iniziato e in 5 mesi sarà concluso. 4, adesso 4 mesi. Controlliamo sempre quei 4 anni alla conversione della popolazione nella contea di Hodna. Costantine 14 mesi e il controllo tornerà al 100%, Luni 12 anni. Potremmo anche... Oh già, perché stiamo cercando di, esatto, migliorare le relazioni. Cerchiamo di... Blocchiamo qui un attimino, perché questo 8 non mi piace. 45% di... Oh, fermi tutti, ok. Deve essere che mia moglie mi ha sentito che mi lamentavo di Zvonimir. Ok, quindi per 15 anni Zvonimir avrà un bel più 3 al learning, però perderà 15 di opinione con noi perché si sentirà insultato. Però
amico mio, non sei così tanto bravo nell'erudizione, quindi lo manderemo a 11. E infatti, gli anni un attimino, ragazzi, gli anni per la conversione sono scesi a 10 adesso. E ok, quindi Samaritanu adesso è un adulto, sedicenne, Grey Eminence, wow, e Pietro, sedicenne, è un costruttore fortunato, un bel più 6, va bene. No, più che altro, ragazzi, tanta roba. Finalmente abbiamo il tratto architetto, perfetto. Adesso che abbiamo sbloccato e finito il ramo dell'architettura, volevo, fermi tutti, volevo cambiare i nostri studi, diciamo, il nostro stile di vita. Stavo pensando che potremmo magari andare di diplomazia e fare la family hierarchy, perché ci darà dei bonus appunto sul... a me piace molto... dov'è? Dov'è? Non lo vedo. O forse era qui. O qui. Non mi ricordo più. Non mi ricordo più, ragazzi. No, vabbè, sapete che c'è. Vabbè, aspettiamo per adesso. Magari, non so, se avete qualche consiglio, scrivetemi anche nei commenti. Intanto qui abbiamo vinto una guerra contro... Ok, contro il Ducato di Pisa. Ok. E la Baronia di Parma è a 20 giorni dalla caduta. Ok. Dunque, volevo mettere un attimino pausa ancora e vedere un po' se riusciamo a sposare qualcuno con un bel tratto con nostro figlio. Metteremo per età. Lui ha 16 anni, ok, quindi andiamo, 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 andiamo. Facciamo così che facciamo prima. Se no, 45. Così, 14, ok, 14, abbiamo Mafalda Dykes, una nobile, con un bel tratto Amazonian, non male. Altrimenti, un quick, intelligente, Biltrude. Biltrude intelligente, magari potremmo pensare di darla, perché no, a nostro figlio Pietro. Anzi, no, no. Voglio provare. No, facciamo. Ok, Biltrude von Bibra, la daremo magari. No, cambio di programma. No, 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 no. Ho cambiato nuovamente idea. Ok. No, quasi quasi. Perché io stavo pensando di sposare Mafalda con Pietro e magari andare a guadagnare Amazonia, che ci dà un bel più 8 alla prowess e dà un grande boost alla salute. Sono un attimo combattuto su questo punto, perché non so se forse sarebbe meglio prendere il tratto intelligente. No, facciamo, dai, via. Allora, Mafalda con nostro figlio, Samaritano, ok. Togliamo la pausa e Pietro con vediamo un po'. Ci sarebbe Sofia, che è una greca, 4 anni però, altrimenti ci sarebbe Mart, una francese, e poi Biltrude, che è semplicemente una contadina, non è una nobildonna. Beh, oddio, no. No, sì, è una nobildonna di un casato bavaro praticamente oscuro, per dire, dalla reputazione oscura, non, nessuno li conosce. Ci sarebbe anche Odi o Aude, non lo so, dei Capetingi, che non sarebbe male, ma ahimè, ha soli 2 anni. Anche lei, Marta, non sarebbe male, però 8 anni, non lo so.
sapete che c'è però, ragazzi? 8 anni, ok, 8 anni, quindi dovrà aspettare prima di sposarsi, però nostro padre ha soli 38 anni, quindi facciamo così, sposiamo Pietro con Marte, andremo a guadagnare 200... No, non accetteranno perché? Perché probabilmente, esatto, è l'unica figlia, va bene. Quindi... E se facessimo una bimba qui? 100 di prestigio a noi e 600 a lei. Dai, facciamolo. Perché no? Facciamolo. Ok. E hanno accettato. Va bene. Intanto andiamo a guardare come procede la guerra qui. Parma è caduta. Va bene. Potremmo decidere di andare a Modena o semplicemente attaccare l'esercito di Pisa. Ma no, io andrei a Modena. Andrei a Modena, però attenzione ragazzi perché abbiamo le scorte basse e in 60 giorni ci ritroveremo senza. Qui ci vorranno 4 mesi, perciò... Non... sì, saremo a corto di scorte. Intanto volevo controllare se nostro figlio è ok, è sempre ortodosso e sardo, il nostro maresciallo ortodosso e sardo, e finalmente hanno avuto una figlia, va benissimo, perfetto, Saragina Hale, ok, Algeri, ortodosso e sardo, la moglie è cattolica occitana, tra l'altro è già incinta, 42 anni, lui 29, certo che potevi trovartene anche un poco più giovane, però de gustibus, ok, qui stiamo iniziando ad avere problemi seri di fame, diciamo, ecco, con l'esercito perché abbiamo le supplies a zero. Però in 47 giorni dovrebbe cadere e non appena Modena cadrà, molto probabilmente raggiungeremo il 100%, finiremo la guerra e avremo insomma, nel regno sardo il Piemonte sarà, diciamo, la nuova conquista, ecco. Perfetto, enforce the man. Ok, disbandiamo l'esercito. Pausa, ragazzi. Pausa perché? Perché dobbiamo sistemare la questione Piemonte. Ok, vediamo un attimino. Allora, iniziamo creando il ducato. Va bene. Torino, se non erro. No, Asti. Asti è la capitale del Piemonte. Ok, daremo Asti. Vediamo un po'. Potremmo dare Asti. Allora. Vediamo se c'è qualche altro con il tratto humble, oltre nostro figlio. Che succede? Ok. Ci sarebbe Tedice Guideschi, che è un tredicenne sardo, figlio di chi? Di un cortigiano del giudice Arzoccu. Ok, 13 anni. Ma sapete che c'è? Io quasi quasi. Sì, perché no? Gli diamo Monferrato, la contea di Monferrato e la contea di Torino. Grand title, ok. Cuneo, invece, la daremo semplicemente a... Vediamo un po'. Trusting, ok, no, va bene, e allora vediamo un po', contento, ci sarebbe Vincenzo, che è un cisalpino però, non mi piace, non mi piace, ci sarebbe altrimenti Ilario, che è un sardo, ma senza figli, 64 anni, perciò capite bene che, oddio. Non lo so. Vediamo un po' per stewardship. E qui abbiamo Stisio, Cisalpino. No, Leone. Leone. A me piace. Però Leone è il nostro core physician. Quindi no. E andremo di magari Ramnulf. Ramnulf francese cattolico. No, vediamo un po'. Guglielmo.
Guglielmo, che tra l'altro è un nostro cavaliere 18. No, no, non lo voglio perdere. Salvestro, che è il maresciallo di Arsenios, nostro fratello. Ok, ma oddio, fa un po' schifo, però. No, mannaggia ragazzi, che palle, non trovo nessuno con dei buoni tratti. Poi tutti questi magrebini che abbiamo qui, la verità non. Neanche i cisalpini, non mi piace perché non voglio che le culture vengano mischiate, ecco, cioè, per evitare problemi più che altro. Vediamo, altrimenti ci sarebbe Lussurgiu, che è un nostro cavaliere ed è un 16, no? Sapete che c'è? Facciamo così. Qui c'è il padre. Dai. La daremo a lui. La daremo al padre di Tedice o Tedice, Grand Title, ok. Ducato di Piemonte, via. E adesso, ok, è vassallo del figlio, perfetto. Va bene. Via, togliamo la pausa. Scusate ragazzi, ci ho messo un botto di tempo, scusatemi. Aiuto, stress. 31 di stress, no, dico che rimarrò forte, ma quanto prima, ecco qui, andremo a caccia andando a perdere 30 di stress per, ui, 133 monete d'oro. Però, che ce vuoi, va? Ok. Che qui siamo a caccia e Poacher Training che ci darà un bel più 2 alla nostra abilità personale di combattimento. Andiamo, prenderemo questo. Ok, andiamo a guardare intanto 3 anni Hodna, 6 mesi Costantine, 10 anni Luni. Va bene. Siamo ritornati dalla caccia, rinvigoriti con 150 di prestigio. E abbiamo guadagnato un livello di fama. Adesso siamo illustri. Tra l'altro, essere illustri che, come possiamo vedere qui, dà un bel più 10 all'opinione delle altre persone che hanno su di noi. Qui, tra l'altro, siamo riusciti a migliorare le relazioni con l'emiro Meswar, che è emirato di Masba. Ok, chi sei? Dove sei? Eccolo qui. Con lui, praticamente. Oh no, eccolo qui, con lui. Va bene. Valencia, ragazzi, Valencia, la voce della ragione. Questo è il nostro patriarca con lo Spy Master. Ok, diamo ragione. Allora, più 28, più 100. In questo caso, io darei ragione al patriarca. Perché? Perché con lo Spy Master, appunto, andiamo a guardare qui. Abbiamo più 100 perché ci deve praticamente tutto ciò che ha. Lo deve a noi, quindi è logico che ci ami. Il nostro patriarca non è che ci amasse così tanto, perciò. Comunque, ragazzi, io ho visto Valencia, 712 uomini, alleati della duchessa Lucia MacDubin, che ha 1623 uomini, però dove? Esatto, cioè, praticamente dall'altra parte del mondo, in Scozia. Ok, ragazzi, io penso che. Sempre che possiamo, però. Probabilmente no, mannaggia. Ok, niente, allora. perché così, insomma, avremmo chiuso questa parte qui di Nord Africa. Come regola potremmo dichiarare guerra agli Aghlabidi, ancora una volta? Sì, esatto. Perché cosa, però? Vediamo un po'. Ducato di Kairouan, altrimenti Tabasid, che sarebbero due contee. Kairouan è tanta tanta roba. 200 di pietà. E avrebbero 1359 uomini. Praticamente, ragazzi, sono finiti. Ricordo che gli Aghlabidi, nei primissimi episodi, erano molto, molto forti. Ok,
E adesso invece sono proprio l'ombra di loro stessi, diciamo, ecco. Tanto, buona notizia, il controllo a Hodna è migliorato e in questo caso io magari, perché no, potrei pensare di mandarlo a... Continuiamo nelle terre africane. Continuiamo nelle terre africane, magari a Biskra. Tra l'altro Hodna è 86%, quindi non è neanche al 100%. Annaba 95, Costantine 100, Bilizma 100, Algeri 85. Insomma, avremo un bel po' di lavoro da fare per quanto riguarda il riportare l'ordine e la sicurezza nelle terre sarde. Compito che ovviamente il nostro re Pietro porterà a termine nei futuri anni. Qui in Piemonte, ortodosso sardo va bene. Ortodosso italiano, ecco qui ragazzi, qui Cuneo, nonostante noto però la cultura sia cisalpina, però il conte Damiano di Cuneo appunto ha deciso di cambiare la sua cultura da sardo a italiano. No beh ragazzi, no, aspetta un secondo, Guideschi, lui no, 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 lui è un italiano, è lui che ha deciso di cambiare la sua cultura. Tra l'altro noto stranissimo, una Han, quindi insomma un'asiatica, nestoriana. Che matrimonio strano, che matrimonio strano. Ok. Vediamo nelle issues, potremmo 25, sì, va bene. Ragazzi, sapete che c'è? Questa è una guerra per Arig, questa per Badajoz e questa per Megerda. Ok. Ah, tra l'altro, questo è il nostro figlio. Esatto, sì, è il nostro figlio che sta appunto... ha dichiarato guerra agli Aghlabidi e sta tra l'altro perdendo. Ok, ragazzi, allora io dichiaro guerra ancora una volta al sultano... Yared per il ducato di Kairouan. 2287 uomini, dichiara guerra. Solleviamo ancora una volta le armate sarde. Un bel 24, 25, no. Lasciamo il nostro Marshal alla guida dell'esercito e io direi di... perché no? No, andremo qui. Andremo a Megerda. Per evitare appunto il taglio delle supplies. Però ragazzi, il tempo è scaduto e con questa nuova dichiarazione di guerra, Re Pietro ha seriamente intenzione di conquistare interamente il Nord Africa. Solo il ducato di... questo è il ducato di Bejaia, attualmente mantenuto dal Ducato di Valencia, mancherebbe al Regno Sardo e il Ducato di Tunisi, in questo caso mantenuto dall'Impero Bizantino, che però ragazzi, 8.872 uomini, in questo momento, tra l'altro tu sei enorme, in questo momento è un nemico per noi purtroppo troppo forte. Comunque ragazzi, io vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche consiglio o qualche critica da fare, vi invito a commentare. E nel caso in cui non siete iscritti, iscrivetevi, azionate la campanellina così da non perdere il prossimo episodio. Ok ragazzi, vi saluto, un abbraccio, ciao ciao, a presto.